Sono 14:45 del 9 maggio 2023. Sono sceso dalla Cunicella, chiesetta della Cunicella. Adesso vi conduco in un sentiero insolito, che di solito poche persone fanno. Questi erano e sono terreni abbandonati. Erano terreni fertili, terreni fertili, sì. Perché qui sia d'estate che d'inverno il terreno, insomma, diciamo, è il punto basso. Si trova qui pieno di prugnolo selvatico. Vabbè, vediamo un po'. Mi introduco qui. Ah, ecco qui. Adesso finalmente ho trovato lo svincolo, diciamo. Famo maciu che passa. Prima erano terreni seminati e c'era molta manutenzione, quindi. Ecco qua, vedete? Ci sono dei ginepri, però ancora permane il prato. Guardate che bel panorama. Si gira, si gira. Mi ricordo qui da ragazzino, tutti i terreni seminati. Era pieno di vigne. Questa è circa 50 anni abbandonati. Prima il clima era diverso, adesso è cambiato. I mesi, ad esempio adesso, si dice che è primavera. Ma non è primavera, ci sono degli sbalzi di temperatura e da qualche anno a questa parte, a maggio c'è stata la neve, grandine, pioggia, siccità, di tutto e di più. Guarda un bel panorama, eh? La montagna è grande, la montagna è infinita. Ogni sentiero che si fa abbiamo sempre una nuova visualizzazione. Qui prevale il ginepro, prugne selvatiche. Ecco qui, qui ci sono dei pioppi di montagna e mele selvatiche. Sì, questa è una mela selvatica, ma le fa molto piccole. Guardate qui, tutte fragoline selvatiche, quest'anno ci sono. Sì, questa è la mela selvatica.